c'è dunque attesa per le decisioni della cabina di regia nazionale che si riunirà domani, cabina che si occupa di monitorare settimanalmente l'epidemia da Covid in Italia. L'Abruzzo, come sapete, è in area arancione, ma nei giorni scorsi si era anche ventilato un possibile peggioramento. Ebbene, oggi pomeriggio il presidente Marco Marsilio ha partecipato all'inaugurazione di una nuova TAC dedicata presso il Covid Hospital di Pescara, ha invece dichiarato, lo sentirete, che la nostra regione dovrebbe rimanere in area arancione, fermo restando le zone rosse di alcune aree più a rischio come le province di Chieti e Pescara. Ma per parlare di questo e anche dei nuovi dati del bollettino giornaliero sulla diffusione del virus in Abruzzo, abbiamo in collegamento Antonella Micolitti, a cui cedo subito la linea. Buonasera Antonella. Buonasera Paolo, buonasera ai telespettatori del TG8, Diego Martelli ed io siamo nel Covid Hospital di Pescara, naturalmente nei locali in cui ci è consentito stare. Alle mie spalle la nuova TAC che non è ancora funzionante, una TAC di ultima generazione che entrerà a regime a breve, tra qualche giorno. Prima di ascoltare le interviste delle personalità e dei medici che sono intervenuti all'inaugurazione di questa TAC, vado a leggervi i dati del bollettino Covid di oggi 4 marzo. Su 8.294 tamponi sono 552 nuovi casi positivi in Abruzzo, di età compresa tra un mese e 98 anni, e purtroppo cresce il bilancio dei pazienti deceduti che registra 27 nuovi casi e sale a 1.758. Veniamo ora alle note più liete, più 486 rispetto a ieri sono i guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo invece sono 13.079, più 39 rispetto a ieri. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari al 6,6%. 651 la pressione sugli ospedali, più 13 rispetto a ieri, ricoverati in terapia non intensiva, 85 più 3 rispetto a ieri, con 5 ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 12.344 più 23 sono in isolamento domiciliare. Ancora una volta le province di Pescara e Chieti sono quelle che registrano i maggiori casi di positività al Covid. Noi abbiamo ascoltato nell'intervista il presidente della regione Marco Marsilio, che tra l'altro è stato reduce da un incontro a Roma con il ministro Carfagna. Domani si riunirà la cabina di regia nazionale per stabilire i colori delle varie regioni, e Marsilio si dice fiducioso che l'Abruzzo nella sua interezza possa rimanere in arancione. E poi abbiamo ascoltato il professor Parruti che ci parla della pressione sugli ospedali. Tra l'altro il professor Parruti sarà ospite questa sera anche di Paolo Cassignani nella trasmissione Pronto Medicina Facile. Allora mandiamo i contributi filmati, Paolo, e poi ti restituisco la linea. Il nostro indice R con T sta ancora scendendo. Non escludo che domani potremmo avere, diciamo, la notizia che il nostro R con T sia anche sceso di leggermente sotto l'1. Quindi i progressi si cominciano a, diciamo, a maturare e a contare, anche se purtroppo mentre scende l'R con T non abbiamo invece un calo sensibile di contagi, che continuano ad avere in alcune zone e in alcune giornate dei picchi ancora preoccupanti. Quindi c'è, come dire, una sorta di ritardo nell'associare al calo dell'R con T un calo di contagi e di ricoveri, che è la cosa che ci preoccupa di più. Poi è sempre stata la questione dei ricoveri la nostra strada maestra. Però si dice fiducioso che almeno, insomma, l'intera regione possa rimanere in arancione. Sì, complessivamente rimane in arancione, se anzi venisse classificata come sotto uno potrebbe anche iniziare il percorso di rientro in zona gialla per il territorio che non è interessato dalle restrizioni particolari dovute alla intensità del contagio. Professore, quando si potrà tornare a respirare almeno in parte? Il vero problema è che la riduzione dei soggetti suscettibili tramite la vaccinazione dovrà ridurre innanzitutto il carico per i nostri ospedali e poi piano piano il numero delle persone che per circolazione del virus si infettano. Però è chiaro che se noi riusciremo a vaccinare rapidamente gli anziani, tutti i pazienti diabetici o con alterazioni del metabolismo del glucosio in generale,
le persone sovrappeso e tutte le persone con una cardiopatia importante, andremo a ridurre significativamente il rischio che le persone più a rischio si ammalino. Un'altra buona notizia è che sta per arrivare anche in Abruzzo la possibilità di utilizzare i farmaci monoclonali, quindi abbiamo dato la nostra disponibilità a utilizzarli in tutte le province in The Hospital, e questo potrà far sì che con la diagnosi precoce noi possiamo praticamente azzerare, in medicina non esiste, però ridurre molto significativamente il rischio di una progressione di malattia.